Temptation Island, Selvaggia esce allo scoperto in lacrime, è ufficiale, torna col suo ex Luca. Temptation Island, Selvaggia Roma annuncia il ritorno con l'ex tra le lacrime, chi è Luca? Sono stati giorni di fuoco per i due ex che più hanno acceso gli animi a Temptation Island, Selvaggia e Francesco. La vicenda ha però trovato una soluzione, la Roma è tornata ufficialmente insieme al suo ex fidanzato, Luca. La guerra a colpi di commenti social, assai duri, tra la ragazza capitolina e Chioffalo, nell'ultimo periodo si era fatta davvero rovente, con scambi di pesanti reciproche accuse. Una questione che pareva molto ingarbugliata e a cui Selvaggia, tra le lacrime, ha voluto mettere fine una volta per tutte, raccontando tutta la verità e rinunciando alla privacy delle sue scelte, come ha sottolineato nei suoi interventi sulle Instagram Stories. Selvaggia Roma, le parole sul ritorno con l'ex e altre frecciate a Francesco. Selvaggia ha vuotato il sacco. Una decisione che non le è costata poco, ma che ha ben spiegato tramite diverse Instagram Stories. Dopo aver detto a chiare lettere di essere tornata assieme al suo ex Luca, tra le lacrime, ha difeso la scelta della sua privacy, finora mantenuta. La Roma ha dichiarato che le tante accuse pervenutele, che l'hanno dipinta come una bugiarda, in primis quelle di Chioffalo, l'hanno spinta a uscire allo scoperto. Io non devo ufficializzare niente della mia vita privata e magari volevo farlo a modo mio e quando volevo io e. Io non ho detto bugie e. L'ho avvisato, Francesco, NDR, un mese fa, lo sapeva. Lui mi chiamò e glielo dissi e quindi non mandatemi messaggi dicendomi bugiarda e. Non devo dare merito a una persona che mi ha cornificato a vita. L'intervento arriva dopo diversi scontri al vetriolo con Francesco. Luca, chi è il fidanzato di Selvaggia? Dunque trovano conferma anche dalla diretta interessata Selvaggia alle voci di un ritorno nelle braccia del suo ex Luca. Anch'esso, da quanto si apprende dai suoi profili social, come Francesco, è legato molto all'ambiente delle palestre, essendo un personal trainer. D'altra parte il suo fisico scultoreo non lascia dubbi. Non ci resta che sperare che ora che i due sono usciti allo scoperto, si placi anche l'infinita polemica tra la Roma e Chioffalo. In bocca al lupo per il ritorno di Fiamma.